Celle di Bulgaria per la presentazione del progetto Sara. È con me il sindaco, è doveroso un suo intervento quale padrone di casa. Brevemente il senso del progetto che qui da noi avrà l'apertura di uno sportello. Bene, questo progetto Sara, che è un progetto finanziato anche da Fondazione Sud in sinergia con la Regione Campania, con i due piani di zona, con il consorzio La Rada, che è un consorzio di cooperative sociali, è un progetto innovativo, nel senso che non è il solito sportello o antenna sul territorio per le segnalazioni, è uno sportello a rete, perché non ci sarà solo la segnalazione, ma ci sarà sicuramente l'attività e poi anche le sinergie tra tutti i comuni. Siamo quattro, quindi è importante che non è solo il comune capofila, ma è dislocato sul territorio questo progetto. C'è la possibilità che chi ha subito violenze di qualsiasi genere può recarsi al centro che ritiene più vicino, quindi non c'è bisogno di andare a Sapri, ma si può recare a Celle, si può recare a Santa Marina, a Caselle in Bitter, a Camerota, che sono gli altri 400. Quello però è importante, che non è, come dicevo, un centro d'ascolto, ma è un centro anche di tipo, come dire, operativo, e accompagnerà chi ha subito violenze di qualsiasi genere, sessuale, fisico, anche psicologico, economico. Sarà accompagnato in questo percorso di novità, che sta a fianco alla donna, per dare la possibilità non solo di denuncia, ma di possibilità anche di riscatto. E mi convince anche il coinvolgimento di tante figure professionali, le scuole che sono previste nel progetto, quindi ci sarà un'animazione completa sul territorio che sicuramente diciamo, renderà giustizia di quello che è doveroso fare. Però vorrei segnalare che i dati che sono nel progetto sono dati drammatici. Il 99% delle donne che ha denunciato nei due piani di zona ha subito violenze di genere, di cui il 66% anche violenza sessuale. E io vorrei decontestualizzare questi dati, altrimenti il messaggio che mandiamo è un messaggio di un territorio estremamente vulnerabile e in crisi sotto questo aspetto. Credo che il tutto va riportato all'indice delle popolazioni di cui si parla, quindi su 20.000, faccio l'esempio, popolazioni, quanti sono quelle che hanno subito violenze? Perché se pigliamo il dato disaggregato solo di chi ha fatto denuncia, non abbiamo la percentuale. Io però preferirei e mi augurerei che questo centro fallisse, nel senso che non ci fossero denunce, cioè che resti aperto ma che non abbia denunce. Questo significa che sarebbe la migliore risposta del territorio e di questa società, di questo territorio, che potrebbe dare. Cioè, se il centro non funziona, non è perché è il progetto che è sbagliato, ma perché non ci sono denunce, perché mi auguro che non ci sono denunce, perché non c'è violenza. Auguriamoci innanzitutto che ogni donna che subisce una violenza, pure psicologica, abbia il coraggio di rapportarsi a qualcuno, proprio in virtù del fatto che è tutto delocalizzato sul territorio, quindi si è più Vicini. vicini, e aiutiamo a sensibilizzare un po' anche noi maschietti, che molte volte siamo un po' prepotenti. Grazie. Assolutamente sì. Grazie.